Una celebrazione ormai tradizionale. A Giulianova, la seconda domenica di agosto, ricorre la festa della Madonna del Porto Salvo. Dopo la storica processione, allo scoccare della mezzanotte, spazio lo spettacolo pirotecnico lungo il molo. Ma qualcosa non va come previsto e un gruppo di spettatori viene raggiunto dai lapilli ancora accesi e ferito, causando scene di fuggi-fuggi generale. Si tratta per lo più di abrasioni da scoppio, ustioni di primo e secondo grado, in alcuni casi presunte lesioni dei timpani. Secondo una prima ricostruzione, uno dei fuochi d'artificio avrebbe raggiunto la folla che assisteva al classico spettacolo pirotecnico dei festeggiamenti. Dalle testimonianze raccolte, però, qualcuno lamenta l'imprudenza di chi si sarebbe avvicinato troppo alla zona adibita ai fuochisti. Imprudenza finita con feriti e una polemica ancora in corso. Io ho sentito solo la croce rossa del metto e ho sentito uno stanotte e altro non ho sentito se erano 30 o erano di più o di meno. Là i fuochi andavano dall'acqua, sparavano e andavano dall'acqua, però là ci sono i prelumi, si hanno messo troppo vicino e non è colpa dei fuochi. Questa era la distanza che separava il luogo dove venivano sparati proprio da dove si trovava il pubblico. In realtà i fuochi d'artificio sarebbero dovuti cadere sul mare, quindi poco più avanti, ma qualcosa in qualche modo non è andato come era previsto. Io ho notato, io stavo all'Aldrichino, ho notato che diverse persone stavano proprio vicino all'acqua, proprio sulla battigia. E certamente il carabiniere non riusciva ad allontanarli, come faceva tutta quella gente. E quindi a un certo punto ho visto che una bomba è esplosa, cioè per aria, dal mare è venuta fuori dall'acqua questo gioco d'artificio, che poi ricadendo ho notato verso nord, non so se era la zona di Venere, non lo so, non mi so regolare, un fuggi-fuggi di gente. Il comitato organizzatore si è così espresso sull'accaduto, dispiaciuto per l'epilogo non memorabile e in attesa di conoscere responsabilità e colpe, se di colpe si accerterà l'esistenza.